Questo festival io lo trovo prezioso, eh, ho girato tutta l'Italia e devo dire che le cose più belle le ho viste proprio in questi luoghi un po' appartati dove con più verità, con più sincerità eh, si ha proprio le, le, gli spettatori diciamo così, eh, ascoltano queste parole che sono parole eh, che ci, che ci, ci portano dall'altra parte, no? che ci, ci fanno vedere allo specchio. Parole che ci raccontano, raccontano noi stessi e, e non abbiamo noi altre occasioni per... Per, per, per guardare al mondo con, e ascoltare la voce di chi il mondo l'ha guardato in maniera diversa. La poesia non è qualcosa di statico e che muore proprio nel momento in cui si fa. Io ebbi come professore di lettere al liceo, no? al liceo scusa, alle, alle, alle medie Pierpaolo Pasolini, che era un poeta e, e ci ha fatto conoscere la poesia. Io non sapevo neanche che esisteva la poesia, francamente anche perché ero figlio di immigrati, mio papà militare, in Italia nelle case dei militari non è che ci sono tanti libri, eh, francamente, ma detto questo e eh, eh, lui ci faceva studiare a memoria eh, dei canti del, 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 della Divina Commedia, e ancora me ne ricordo per esempio il canto di Ulisse, no? quello lo maggior corno della fiamma antica, cominciò a crullarsi mormorando pur come quella cui vento affatica, indi la cima, quasi me la come fosse lei. E apprezzavamo poeti che all'epoca avevano 40 anni, posso fare i nomi, sono Giorgio Caproni, Sandro Penna, Maria Rosselli, eh, Alfonso Catto, Eugenio Montale. Quindi noi studiavamo da bambini i poeti che erano lì e, e noi quindi quando eh, sentivamo la poesia per noi Dante e, e, e Caproni eh, erano contemporanei, parlavano sia Dante che ha scritto nel 200 sia eh, Caproni che scriveva in quell'epoca là, proprio in quel momento, beh, era la, la poesia era tutto presente. perché perché è sempre attuale la grande poesia, ci parla sempre, ci racconta sempre qualcosa di noi stessi. No? Quindi, la poesia è una finestra che si apre sull'universo e sull'universo si, si spande una luce che non è la luce naturalistica, non è la luce mh, quotidiana, è la luce dell'anima, è la luce di noi, di, di, che emana da noi, no? questa nostra creaturalità, questo nostro anche per un momento identificarci con il creato con le cose del creato anche con un sasso, un albero, un animale un uomo, una casa, una nuvola c'era cioè un proverbio cinese che diceva la vita è come una cipolla più la sfogli e più li metti a piangere poi sappiamo Quindi delle anche... tue delle, oggi ho curato delle tue doti grandissime di cuoco di cuoco sì, però tradizionalista no no perché pia eh? mi piacciono i piatti tradizionali che sono delle varianti che non finiscono mai, tu dici la carbonara, cioè ci sono 50 modi di farla, la matriciana poi non, ci sono delle scuole, cacio e pepe, è difficilissimo, io ho, lavoro su tre piatti diversi, sui cacio e pepe c'è una che si fa mantecata, l'altra invece che si fa nel piatto riscaldato con la pasta all'uovo invece che, la, che, che lo spaghetto. E aglio e peperoncino è la cosa più difficile del mondo. Io ho avuto sempre la vocazione a raccontare storie. Fin da bambino mi ricordo che camminavo e mi raccontavo le storie, me le inventavo. Ero piuttosto neurotico, eh, diciamo, la vita da bambino, e quindi ero spesso solo. E anche quando notavo, per esempio, mi raccontava le storie nuotando per dire, quindi era proprio uno. Quindi avevo Pasolini, si accorse che ero bravo nei temi liberi, bravo, Dico, insomma che ero... avevo talento narrativo, capito? raccontavo le storie, che insomma mi piaceva già. Allora lui mi ha poi incoraggiato in questo. E poi lo stesso mio eh, professore non era solo un poeta, era anche uno scrittore, ma non era solo un poeta scrittore, ma era anche un cineasta, anche uno sceneggiatore, e poi un regista, e poi era un, un drammaturgo perché ha scritto delle tragedie. Insomma, allora io, scoprendo con lui, che poi sono andato con lui a fare l'allievo, ho scoperto che io potevo raccontare delle storie non solo con la letteratura che tra l'altro era che costava di meno, bastava una penna, una macchina da scrivere e via. Ma potevo col cinema, per esempio. Ho a fatto due o tre film con, con, con Pasolini come assistente volontario e poi come aiuto regista, come nei film Contotò, per esempio. Ho fatto l'aiuto regia. Ho scoperto la comicità incontrando questo grande comico, uno dei più grandi comici del Novecento. Mi parli anche di questa curiosa avventura no. eh, con, con Benigni, cioè come. Come vi siete incontrati? Che è successo? Ma io, avevo, come ho detto prima, avevo avuto l'incontro con la comicità attraverso tre film che ho fatto con Totò. Totò era cieco all'epoca e quindi non poteva leggere i copioni. Allora io andavo nella roulotte e leggevo a lui le battute che mi doveva ripetere. Quindi l'ho visto proprio in azione, l'ho visto proprio da vicino e rimanevo incantato perché lui cambiava le battute continuamente. Quindi io rimanevo incantato e cercavo di capire perché, e come, questa capacità di stare, sulle di stare sulla battuta fatto alcuni film con Sergio Citti io, e uno di questi si chiama Minestrone mm -hmm. e in Minestrone ci sono, è un film corale, c'era persino Gabber che recitava, c'era Franco Citti, c'era netto D'Aure e c'era anche Roberto Berigni. E io lì l'ho incontrato artisticamente, però lo conoscevo già eh, nella vita perché lui era molto amico di Giuseppe Bertolucci, Bernardo Bertolucci, Bertolucci. Bertolucci e io naturalmente Bernardo era stato assistente di Pasolini come, come sono stato assistente io, quindi ci conosciamo da ragazzi praticamente e quindi attraverso di, attraverso di loro ho potuto conoscere questo grande talento che io avevo visto nel, a teatro quando faceva Ciori Mario, era una, è stata una rivelazione, una grande una cosa E però poi siamo rimasti amici ma non mi immaginavo mai un giorno di poter diciamo, lavorare, lavorare con lui ci mettevamo molto a scrivere perché fin film comic è molto difficile a scrivere, no. sì. è una drammaturgia diversa dalla commedia. Poi dopo, visto che è successo là abbiamo fatto un attimo, abbiamo fatto il mostro, che era andato ancora meglio di tutti gli altri, quindi a questo punto eravamo, poi il mostro ci piaceva molto l'idea proprio di del... un gioco sulla, su... sulla in... obiettività... La falsa obiettività dello sguardo, cioè io mi faccio giudizio a secondo del punto di vista in cui mi trovo, no? quindi era... era divertente, quel film ci è piaciuto molto, Ma per me è uno dei più interessanti che ho fatto. E poi dopo lui ha avuto l'esperienza con Fellini e di conseguenza eh, diciamo che è tornato anche con quell'esperienza di un personaggio un po', po', po lunero, un po' più nero, un po' così, poetico. Amico, e noi pensavo non possiamo continuare a fare film soltanto comici così, vediamo un po' se, se si cominciamo a lavare così poi ci è venuto in mente di fare la vita è bella. E naturalmente in tutto questo è nata una grandissima amicizia. Diciamo che mio, insieme con Nicola Piovani sono i miei, i miei amici del cuore proprio da sempre. E perché questo? Perché non si è amici soltanto a cena e a pranzo: Sai, quando tu fai un film, o lavori, o una commedia o lavori insieme a qualcuno non scambi solo gli affetti, ma scambi un modo di vedere il mondo, un giudizio che dai sulle cose, quindi confrontarsi anche sul modo di vedere il mondo ti avvicina di più, perché tu cambi qualche tua idea sulla base, visto che stimi l'altra persona e la ami, e quindi la cambi sulla base di questi incontri che apparentemente sono di lavoro, ma il lavoro, è qualsiasi film io scrivo, con qualcuno, perché la letteratura sono solo, ma se scrivo un film o una commedia... In genere c'è certo. qualcuno accanto, quindi certo. confrontarsi tutti i film che ho fatto con Bellocchio, Gianni lo Stesso Citti, eh, Scuola, eccetera, io eh, avevo ogni volta mi immedesimavo nel loro, nel loro sguardo. Quindi io rivedevo il mondo attraverso i loro occhi, quindi per me era un modo per arricchirmi, per vedere anche attraverso di personalità diverse la stessa cosa. Oh, fumo di fumi dice Coelet, polvere di polveri. Tutto fumo, polvere, un qualche cosa l'uomo avrà in tutta la pena sua di sotto il sole. Un va e vieni di generazioni la terra che sta nel tempo. Sole si leva, sole tramonta, corre laggiù. Di là riappare, andato a sud gira a nord il vento nel suo andare. Dopo giri su, giri, il vento ricomincia il suo girare. Volevo concludere questa bellissima chiacchierata con, eh, mettendo in risalto il tuo, la tua vitalità straripante. Con, eh, a contrasto, questa, questo richiamo alla quasi nichilista del Coelet. Coelet. Come? Com no, eh, no, ecco, eh, no, testo, eh, perché vabbè. tanti cadono in questo in quest errore, sì, secondo me, però vorrei la tua, la tua spiegazione. Il, il Coelet insomma. è un testo eh, antichissimo, prima della nascita di Cristo, ha una sua durezza perché non c'è mediazione tra l'uomo e Dio. Perché dopo che nasce Cristo c'è Cristo che si mette un po', diciamo, che fa da mediatore e, 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 e Cristo parla. Ci sono i nuovi, il Nuovo Testamento, i Vangeli, Cristo parla, Dio no. Dio è sta lì che, è, e quindi è il Dio degli ebrei, perché rimane, non, il Messia non è ancora arrivato, e quindi è, una, è come un grande cielo incombente, pieno di mistero che ci ricorda fatalmente le vanità, questo è il testo dell'ecclesiasta e questo poi ci ricorda che noi poi alla fin dei conti viviamo solo per cercare e dobbiamo far così di trarre più piacere possibile da questo creato, no, da questo mondo, piacere da tutto, devi ricavare piacere. Ed è una cosa che se uno la vede in maniera edonistica dice, vabbè, insomma, piacere. No, invece, invece ci ricorda, la, proprio, ci riporta alla natura proprio primordiale dell'uomo, no? nella sua solitudine immensa di fronte al creato che è misterioso, di fronte a Dio che è misterioso, il quale si nasconde no? proprio per, per, come dire, per lasciarti vivere. È un testo molto duro, molto duro, molto moderno e soprattutto in questo periodo un po' come dire della, del, della tendenza ad essere paesi ben godi in Occidente, del dell'ansia di consumo, l'ansia di ricchezza. Adesso sai, non esiste, da, piano piano le culture si trasformano in mitologie della ricchezza, del danaro. E quindi lui che ci ricorda che il danaro, dici tu nudo nasci e nudo te ne vai. Un uomo com'è venuto se ne va.